partita il 27. Allora, iniziamo l'intervista al dottor Sibaldi, Igor Sibaldi, ospite del convegno L'Invisibile Ponte dell'Amore, il settimo convegno organizzato dall'Associazione Nodo a Borgaro Torinese. Allora, innanzitutto, dottore, io vorrei approfondire con lei il tema che ha deciso di presentare al convegno, ovvero il nostro al di là personale. Cos'è per lei l'al di là personale? È al di là della percezione. Allora, nessuna mitologia, nessuna richiesta di fede, che sono dei modi che il pensiero ha di chiudersi, ma solamente la massima possibile oggettività. È un approccio il più possibile razionale. Allora, al di là che cos'è? Al di là è quello che è fuori dalla portata del nostro territorio abituale. I nostri occhi sono abituati a vedere quello che sono abituati a vedere, le nostre orecchie sono abituate a sentire così, il nostro vocabolario è costruito in modo da limitare le nostre percezioni. Non tutte le parole, non, le parole del vocabolario non includono tutta la realtà e noi non abbiamo altre. Ogni tanto il linguaggio finisce e noi pensiamo che finisca il mondo, e invece Sapir-Whorf diceva così, per no. esempio, l'ipotesi di Sapir-Whorf si basava proprio su questo concetto. Proprio una questione linguistica. Gli antichi erano più bravi perché, notando che, per esempio, noi, i greci soprattutto, notando che a un certo punto le parole non bastavano più, facevano storia. Solo che le storie noi pensiamo che loro le credessero. In realtà non ne credevano affatto, non credevano nei loro miti. Quei miti erano descrizioni modificabili di territori che si possono esplorare. Il problema è dentro o fuori? Sono territori dentro la mente o fuori dalla mente? E qui si entra nella parte più avventurosa della questione. Il nostro al di qua ha tre dimensioni. Quattro, va. Cioè altezza, larghezza, profondità e tempo. E noi siamo qui. Il nostro cervello sinistro ha alcuni punti precisi, molto stimolati da diversi secoli, da una forte pressione selettiva, che vedono queste tre dimensioni e basta. E questa è la natura nota. Poi c'è la natura ignota, ma è sempre natura, che ha altre dimensioni. Ha un tempo diverso, ha uno spazio diverso, e con quella diversità non si può più dire dentro o fuori. Non si può neanche dire uno o due, in realtà. Quando lei parla di diversa temporalità, per esempio, stiamo facendo il grande salto tra il tempo lineare e il tempo circolare? Non circolare, no, non necessariamente circolare, sarebbe un altro tempo. Sarebbe un altro tempo, ma... Il nostro tempo, è un filo monodimensionale, no? E va solo in avanti. Uno è inserito nel filo, tipo metropolitano, non può uscire se non con la scala mobile alla fine. L'inizio di un altro tempo è quando, senza disturbare questo tempo lineare, senza metterlo in discussione, una persona esce dalla linea e si guarda intorno e vede una prospettiva temporale, a destra, a sinistra. È tutto naturalmente metaforico perché non c'è uno spazio in cui esci. Semplicemente si aggiunge alla percezione temporale normale nostra un'altra percezione temporale che ti permette di spostarti fuori dal tempo lineare. Metterti di lato, vederlo scorrere, andare più avanti, tornare indietro. È molto interessante, verificabile attraverso una serie di esperimenti, non contrasta minimamente con la neurologia, anzi, è tutto cervello destro, modo cervello destro. E quello che è interessante, oltre a non essere in disaccordo con la neurologia, non è neanche in disaccordo con le scritture. Perché a leggere bene i testi, tanti testi sacri, a leggerli bene si vede come fosse chiarissima 2000, 3200 anni fa, come anche Dante, come fosse perfettamente chiara questa idea del tempo lineare. Per esempio in Dante, senza andare troppo sul sacro, nel Paradiso, che è una bella palestra di ultradimensionalità, Dante a un certo punto, parlando con San Bernardo e con altri, si accorge che il suo interlocutore sa già la domanda che sta per fare. E allora Dante, perplesso, dice: ma tu sai già cosa devo chiederti? Dice: ma certo, dice, e come fai? Dice Dante. Dice: ma è molto semplice.
Io mi intuo. E come fai a intuarti, inmiarmi? Cioè, io devo dire, come fai a inmiarmi? Diciamo, è molto semplice. Io mi invio, vedere il satellite, io mi invio, poi da Dio io mi intuo, poi mi rinvio e mi rinvio. Uno legge e dice, questi sapevano già cos'è il satellite. Ma sapendo già cos'è il satellite, sapevano già cosa vuol dire uscire dalla linea temporale normale, avere un altro punto di riferimento fuori e potersi muovere non solo nella mente dell'altro, ma in quello che l'altro starà per pensare, cioè saltando oltre. Ecco, questo è quello che io chiamo al di là. È un territorio da esplorare, la superficie terrestre, almeno quello che c'è sopra, è abbastanza nota. I continenti tutti quanti sanno quali sono, questo è un altro. Questo è un altro continente, esplorabilissimo, a una sola condizione, che uno tenga il più possibile, una resistenza rispetto alla tentazione di credere qualcosa. Quando comincia a credere è finita. Quando inizia a credere è È finita. finita, è finita, perché si ferma e pensa di aver ragione. Quindi quello che le chiede è un enorme salto nel vuoto. No, è un normale processo della conoscenza. La conoscenza procede, uno pone il problema, poi fa una teoria, poi verifica la teoria. Se Un'ipotesi la verifica. tutto va bene, ha un altro problema nuovo. Certo, perché la ricerca va avanti. E questo è fatto in cui, da problema 1 a problema 2, attraverso una teoria. Così si va avanti. Se invece uno tira fuori la fede, poi queste cose qua le racconto domani, se uno tira fuori la fede, fa problema, teoria e si ferma. Però fermandosi blocca tutto il processo, non fa la verifica. Per verificare un'idea bisogna dubitarne. E la fede non permette La dal fede ti dubbio. blocca subito, poi la fede è questo vizio spaventoso che una persona crede e pensa di aver ragione. E pensando di aver ragione lui pensa che gli altri hanno torto e comincia a litigare. Non solo si rovina la sua propria ricerca, ma comincia a rompere scatole anche gli altri. Quindi la sua visione è una visione panteistica, la religione che lei propone, se si può pensare di una religione, Ho tutte, o tutte tutte, bellissime. tutte. Io non ho trovato neanche una brutta fino adesso. Manicheismo è meraviglioso, per esempio. L'induismo è una cosa infinita. E come si fa a dire in un museo qual è i quadri che elimini? No? O in una cineteca qual è i film che butti via? Sono tutti dei capolavori. Però parliamo di approcci diversi, perché se noi pensiamo all'approccio ebraico è molto diverso dall'approccio induista, quindi io quello che le sto Sì, lo chiedendo è so, di fare infatti, di fare uno i sforzo. miei parenti ebrei I miei sono parenti. molto simpatici. Eravamo stati con alcuni amici in un negozio a Venezia, nel ghetto, no? E dico, compra questo che è bello, che attaccare sulla porta, dico mio amico che non è ebreo, dico, compra questo, è molto bello. E lui, per cordialità, dice, cos'è questa S che c'è sopra? Cioè la Shin, cos'è questa S? E dice, questo qui è il nome di Dio. E lui dice, ma quale Dio? E lei dice, il nostro. Siamo scoppiati fuori a ridere per 5 minuti. Come il nostro? Che secolo vivi? Cioè, Conan il Barbaro, il nostro Dio. Il nostro che non è il vostro. Pensa che roba. E questa è la normale religione popolare, che è un condensato di aggressività di tutti i tipi. Invece non c'è un testo sacro che dia radicalmente torto a un altro testo sacro. Cioè uno legge Maometto, ma probabilmente andava d'accordissimo con Gesù Maometto. Certo. Legge, non so, La Bhagavad Gita in qualche modo anche. sì, i testi shivaiti, ma quelli sono cugini strettissimi della Bibbia, di Mosè. Allora, che ho cercato di mostrarlo questo, che Mosè avesse una componente shivaita molto forte. E può darsi, può darsi. Perché a un certo punto si dice Mosè molla l'Egitto e va da un sacerdote a est. Possibile che. Non si sa chi sia. A est c'era sia Dioniso in Libano, però c'era anche Aqaba. Da Aqaba partivano e andavano in India tranquillamente in poco tempo, con le navi di allora. A est. E poi c'è un'altra cosa da dire. La religione isola,
Però tutte le grosse cose, i grossi passi in avanti sono stati nei momenti di congiunzione. Cioè, il Vangelo è prodotto dall'unione tra cultura egiziana, cultura romana, cultura greca, cultura ebraica e cultura indiana. In un momento, come il primo secolo d.C., di ultracommistione, Maometto è prodotto tutta una serie di tradizioni ebraiche, a un certo punto fanno un vortice e poi viene fuori lui. È sempre bello quando le religioni cominciano a essere, non essere religioni, che vuol dire legati, ma cominciano a essere dei sistemi aperti che dialogano. Attualmente il dialogo interreligioso è una delle cose più brutte che ci siano, perché è una saga dell'ipocrisia tremenda in cui tutti quanti si odiano a morte e cercano di essere gentili. Non è quello il punto, è un confronto tra teorie, un'interazione tra teorie. Tutti parlano della stessa cosa, tutti parlano di un al di là, tutti parlano di quella al di là, che si chiami Allah o che si chiami in un altro modo, tutti parlano di quella al di là. Ne parlano loro, erano bravi, erano intelligenti, perché confinarli in un mondo religioso e isolarli così dal processo della conoscenza come si usa in Occidente? A noi piace mettere insieme le cose. Quanto l'Oriente sta insegnando all'Occidente e quanto l'Occidente ha da imparare dall'Oriente? Niente, Niente. assolutamente niente. Niente. L'Oriente potrebbe insegnare tante cose, ma l'Occidente è sordo. L'Occidente non ha nessuna intenzione di imparare niente dall'Oriente perché è sempre stato presuntuoso, soprattutto dall'Ottocento in avanti. Cioè la fissazione dell'occidentale è che io capisco le cose nel modo giusto. Quindi lui è indiano, può dire quello che gli pare, ma non ha ragione lui, ha ragione come lo capisco io. Però c'è una grande apertura da parte dell'Occidente nei confronti, per esempio, delle medicine non convenzionali. Come se lo spiega? Sì, Per sì, esempio, sì, quindi sì. c'è un'apertura, comunque c'è una sorta Sì, di. l'esotismo è sempre stato. Ma poi medicina convenzionale. Se uno guarda per esempio la, non Parliamo del. so, la psichiatria prima di Freud, era ultra non convenzionale. Questi qua avevano una teoria traumatica delle malattie molto forte, sia nella scuola inglese, che le malattie sono dei traumi. La ricerca medica è un conto, lì si va sul serio. La discussione popolare che è brutta. Io per Occidente non si può intendere la medicina internazionale. La scienza internazionale non ha Occidente, Oriente, Settentrione e Meridione. Parlavo di approccio, di paradigma però. Sì, il paradigma non c'è nella scienza perché nella scienza c'è quello che funziona. Quindi va benissimo un giapponese, va benissimo un turco, purché funzioni e rispetti la procedura, va bene, qualsiasi lingua è scritta va benissimo. È la parte della cosiddetta cultura che è brutta, l'intellettualità che è bruttissima, chiusa nel suo sistema, nel suo vocabolario, nella sua sintassi, vede solo quella, capisce solo quella. Parlano poche lingue, diciamo, no? Per cui uno dice conosco, mi piacciono gli indiani, poi non sa una parola di sanscrito, non ha mai sentito neanche com'è il sanscrito, quindi non sa come parlava Shiva, non ha una parola di. E tra l'altro, se uno legge la Bibbia in italiano non si capisce niente. Se uno legge i Vangeli in italiano, ma sembra una propaganda elettorale messicana. Io sono la via, la verità e la vita, vota Gesù. Letti nell'originale dici, In e figurarsi su, cioè cosa un occidentale con la sua schifiltoseria per le lingue, senza sapere il sanscrito o il giapponese. Cosa ne capisci di questa roba qua? Del buddismo, dell'induismo? Pensa di capire, si vanta. Parliamo di un tema che le è molto caro. Io so che in questo momento sta approfondendo il tema dell'io. Può accennarci qualcosa? Volentieri. Allora, c'è un bel verso di Shakespeare, in cui Iago dice I am not what I am, io non sono io. È una caratteristica del Rinascimento mettere magari proprio sulla bocca del personaggio più perfido la cosa più geniale. Era un vezzo di intelligenza a quel tempo. E Iago dice una cosa fondamentale anche per la nostra neurologia, per le nostre neuroscienze. Io non sono quello che sono. Quello che io chiamo io è qualcosa che io non conosco minimamente, do per scontato, non so da dove venga la parola. Se io dico io sono Igor, io penso che sono un segno di uguale.
Follia. Follia. Igor è una piccolissima parte di un io. Io conosce Igor. Igor Dio non sa niente. Non sa niente. Non se lo immagina neanche, non può neanche immaginarselo cos'è quel Dio lì. E uno non può scegliere se essere più io o più Igor. Già cominciando a ragionare in questo modo, uno si trova, mentre prima era seduto tranquillamente su una sedia, si trova in un mondo senza sedie. Ragionando così, perché si trova improvvisamente in una situazione che dice: com'è, io non so chi sono io. Se non so chi sono io, crolla tutto. Bravo. L'idea del crollo di tutto, del disgregarsi improvviso delle certezze, dell'orizzonte che si apre di colpo libero, togliendo delle vecchie macerie, è quello che attualmente mi interessa più di tutto, ma in tutti i campi di cui mi occupo. L'io è un territorio meraviglioso, meraviglioso perché se si pensa che tutta la psicologia è basata sull'idea della mente che è fatta come una scatola, è una follia che la mente è fatta come una scatola, quel piano di sotto, il piano di sopra, e che l'io è una specie di oggetto che si può prendere e curare, no? È così grottesca, è così assurda, è così infondata, è così improduttiva, che parlarne, già parlarne è un piacere enorme. Poi, se si comincia a discutere queste idee, prima o poi capiterà, sarà molto divertente. Perché accorgersi che 100 anni di psicologia hanno raccolto un enorme materiale empirico, meraviglioso, da Freud in poi, un'unità d'osservazione, una biblioteca vastissima sulla psiche, e mancano di fondamento, è una bella sensazione. Siamo di nuovo all'inizio, come all'inizio del Novecento, siamo da capo all'inizio. Essere all'inizio è sempre una cosa bellissima. E in questo discorso, l'entità di luce che lei ha approfondito questo rapporto, come riusciamo a coniugarlo, a farlo coniugare? Questo io che in questa estrema libertà può contattare livelli, può percepire, può. Quelle che io chiamo in diversi libri spiriti guida, entità guida e così via, Angeli, angeli un'altra cosa, un'altra cosa, ok. sono dei processi dell'immaginazione che servono da ponte. Allora, tra il nostro spazio abituale e quell'altro territorio bisogna fare un ponte. Il pensiero non riesce a fare il ponte perché non ha i concetti sufficienti. La razionalità, figurarsi, fai conti la razionalità, è commercialista della mente. La logica è una procedura magica preistorica che si dà un po' di aria. L'unico strumento che ci permette di fare il saltino dal punto di vista, senza perdere la coscienza, diciamo, è l'immaginazione. L'immaginazione deve immaginare. E qui è l'unico legame che abbiamo un po' con gli antichi che raccontavano i miti per descrivere quelle altre dimensioni. Noi invece dei miti abbiamo delle figure. Sono figure puramente mitiche. Non c'è bisogno di credere in spiriti guida. Come diceva un generale americano quando sono cominciati all'inizio degli anni 70, sono cominciati gli esperimenti che loro si chiamano di parapsicologia nella CIA. Di remote viewing. Remote viewing vuol dire sapere dove sono le postazioni missilistiche russe chiudendo gli occhi. E niente, c'era questa, è molto raccontata questa storia nella storia dell'esercito americano. E uno di questi generali a un certo punto è passato alla storia di questa piccola storia per una sua dichiarazione molto western. Diceva: a me non me ne frega niente se esistono o non esistono, io vedo che funzionano e li pago. Perché era quello da fare le Certo. assegnazioni in denaro, no? Dice: vedo che funzionano, io gli do i soldi, poi che esistono, non è un problema mio, a me servono i dati. E i dati, infatti, sempre tutte le verifiche sui cosiddetti fenomeni spiriti guida, eccetera, sono sempre posteriori.
Cioè, non è se io ci credo la cosa avviene. No, io so che la cosa è avvenuta se il risultato è buono. E messa su questo piano, ovviamente, sembra un po' freddo e razionale, però se uno comincia a praticarlo si trova in mezzo alla giungla alla ricerca delle sorgenti del Nilo, eh? 1840 come livello di avventura. Tra io e Igor, come dicevamo prima, ci può essere lo stesso rapporto come tra forma e sostanza, come tra anima e personalità, come tra No, anima e spirito? c'è lo stesso rapporto che c'è tra un attore e un personaggio. Tra un attore e personaggio, quindi Cioè no, parliamo. quando va bene, quando il personaggio vale la pena. Se no è un fare essere, una rassegnazione. Cioè purtroppo io sono Igor. Andata così, no? Per ora. Quindi una cristallizzazione in una forma, proprio una cristallizzazione, come se una parte di quell'io diventa Igor. È come se una persona, come se un campione di pallacanestro, diciamo, o di sci da fondo, non di sci da fondo, no, di chilometro lanciato, dovesse giocare a scacchi e non fosse tanto capace. A un certo punto nella partita lui comincia a fare errori. La partita comincia, niente, si sa che. Il rapporto tra io e Igor è il rapporto tra il campione di chilometro lanciato e la partita. Igor è la partita, per dire, quando va male. Quando va bene è un attore, cioè è il ruolo di un attore. Spessissimo è una partita. Il bello è che l'essere umano ha quest'unico vantaggio rispetto agli altri animali, che mentre gli altri animali sono tutt'uno col loro comportamento, per cui se sbagliano muoiono. L'essere umano ha il suo modo di pensare, ha le sue teorie. Allora, l'essere umano, se sbaglia teoria, non muore necessariamente, cambia. Può cambiare. Si accorge di aver avuto torto, molla la partita e impara a giocare meglio a scacchi. L'importante è non fare le bestiole, ecco, che pensano di essere solo il proprio comportamento. E quindi l'Igor che ha paura? Non è l'io che ha paura? O entrambi? È Sì, se qualcuno ha paura è Igor, Igor, se non è qualcuno ha paura. Lio. Lio dice, ma dai. Lio è quello che dice, mi accorgo che ho paura. Igor ha talmente paura che non si accorge che ha paura. È agitato dalla paura come un burattino dalla mano. L'ultima domanda sugli angeli, che è un tema assolutamente anche da trattato. Il rapporto tra l'angelologia e la cultura ebraica, che per lei, e quindi il rapporto con le lettere Ma bisogna ebraiche. vedere, allora, per cultura ebraica non penso che il rabbino di Milano sia contento che ci si parli tanto di angeli, perché l'angelologia è più Kabbalah. La cabala si E la cultura ebraica è il Talmud. Allora, la Kabbalah non sta simpatica a tutti. E poi, come in tutte le religioni, che sono tutte sempre uguali, praticamente, c'è questo cristallizzarsi in formulette. E poi c'è di fondo un altro problema: la cultura ebraica è molto nazionalista, per cui non ammetterebbe mai un rapporto con l'Egitto. Invece, se uno comincia a vedere gli angeli come un'evoluzione di un tema che era già precedente alla cultura ebraica, di un metodo anzi di analisi, si accorge che sotto c'è sicuramente piume, ali, capelli biondi e tutto il resto. Però c'è anche una teoria della personalità, del destino, e di quella che si chiama energetica psichica, che noi ce la sogniamo, insomma, così ricca, così precisa. Cioè, praticamente gli angeli è come se 3.000 anni fa degli specialisti avessero studiato, elencato e mappato tutti i tipi di energie psichiche esistenti, li avessero collegati con determinati comportamenti, addirittura erano bravi allora con certe date,
lì non ci crede, però non è questione di crederci, cioè la verifica è sempre facile da fare. Questa mappatura dell'energia, dire esistono questi tipi di energia psichica, uno deve capire qual è il suo, e una volta capito deve utilizzarlo per essere finalmente se stesso e cominciare magari a essere anche altri, è una scoperta psicologica rispetto alla quale le nostre scienze non sono assolutamente pronte, e il giorno che saranno pronte sarà uno stupore, cioè, ma com'è possibile, ma siamo così stupidi, no? Ma erano così intelligenti, ma mi ha sbagliato tutto, cioè non c'è nessun progresso, si torna indietro e basta rispetto ad allora, perché trattata in questo modo ovviamente bisogna sempre togliere la fede, e uno già si aprono tutti i tesori, apriti sesamo e togliere la fede. Quando togli la fede si apre la caverna. Si apre la caverna e trovi tutti i tesori del mondo. Poi lo apri. Se uno toglie di mezzo l'idea dell'angelo che arriva col vestitone tutto stirato, bello bianco, le ali, la faccia da tedesco e tutto, è chiaro che noi siamo bloccati da quell'immagine del presepe. Il presepe non quello di Francesco, il presepe di plastica. Togliendo quella e rimettendo in discussione tutto come se fosse nuovo, come se fossimo appena sbarcati praticamente, le sorprese sono a non finire. Io un pochino l'ho trattato quell'elemento lì, in pratica, in teoria. Per adesso quello che ho capito l'ho messo nei libri, di più non riesco a capire. Però sarei molto contento se qualcun altro cominciasse a capire un po' di più. L'altro che ci aveva pensato prima di me è Asiel, che a suo modo, molto tenero, molto fantasioso, però è stato uno dei primissimi ad avere l'intuizione, lui e suo fratello, Joseph, che questa è scienza. Questa è scienza. Adesso sarei molto contento di vedere che questa roba qui ha un suo seguito, e sono diversi miei amici medici che la usano, per esempio. Cioè quando arriva il paziente dice, dai che giorno è nato? E dice, ah, ma lei ha fatto questo? No, allora bisogna farlo. Naturalmente non tengono il libro sopra la scrivania. Cioè lo sotto, ci mancherebbe, non mi immagino. Se no l'ordine dei medici poi... L'ultima domanda e poi la lascio. Come la fisica quantistica, come oggi la fisica quantistica può spiegarci tutto questo mondo inesplorato di cui abbiamo parlato fino adesso? Non può, secondo me, assolutamente. Quindi c'è il limite anche della fisica quantistica? Ma, dunque... Perché il tentativo allora, c'è. Quando si parla di fisica quantistica nella zona della spiritualità, qualsiasi fisico storce il naso, no? Perché dice, questi qua non sanno cosa dicono. Uno si immagina che la fisica quantistica, non essendo fisico naturalmente, certo, si immagina che la fisica quantistica sia una verità pazzesca. La fisica quantistica è una teoria degli anni 30, ormai anni 30, sì, cioè è vecchiotta. 90. Poi c'è la teoria del caos, che è molto bella, la teoria del, come si chiamano quelle delle varie, delle tendine, no? Dei vari universi paralleli. Quella è interessantissima. Però ci si è fissati su questa moda della quantistica con l'elettrone, queste cose qui, e si pensa che dal comportamento dell'elettrone si possa inferire qualcosa sul comportamento di una mente. Piace questo perché è una formuletta ed è semplice. La fisica quantistica non è semplice, però come spiegata si può essere facilmente semplificata. E uno pensa all'elettrone che gira, no? Come se esistesse. Tra un elettrone è un essere vivente, c'è una differenza abissale, perché l'elettrone è un affarino piccolo così che non ha memoria. Il cristallo ha memoria, l'elettrone non ha memoria, l'elettrone è sempre presente. Un organismo vivente al di sopra della ameba, diciamo, è una serie di sistemi molto complessi. C'è l'unghia, che è il più elementare di tutti. C'è l'osso, c'è la pelle, c'è il fegato, c'è la memoria, c'è la intuizione. Questa roba qui è estremamente complessa. Attaccarsi a una cosa troppo semplice, come la semplificazione della fisica quantistica, per spiegare fenomeni complessi, non si guadagna niente. È come se volessi spiegare un'automobile parlando di un bullone.
Chiaro c'è il bullone, però c'è anche il motore, c'è la benzina, tutte queste cose qua. Però sono mode che passano, insomma. Certo è suggestivo, ma anche la fonologia è suggestiva. Uno deve benissimo prendere la fonologia, oppure, non so, la filologia germanica, no? Ecco, uno studia le rotazioni consonantiche dal gotico all'inglese e trova delle cose spirituali qui. Dappertutto ci sono cose spirituali, nella botanica, no? Nella filatelia, dappertutto c'è qualcosa. Il fatto che sia una moda è sempre bello, perché di solito la moda serve a tirare dentro un sacco di gente. Magari questi qua tirano dentro qualcuno a loro volta che forse non si è mai avvicinato a queste cose ed è una mente invece attiva, perché è sempre bene quando un fenomeno si allarga. Tra considerare una moda e considerare una moda come qualcosa di serio, ci passa un bello spazio, che è uno spazio da evitare di solito. E se dovesse consigliare oggi a un giovane che sta iniziando un percorso esplorativo di ricerca personale, quale libro dovrebbe avere assolutamente nella sua libreria per lei e soprattutto quali sono le sue indicazioni fondamentali? Cosa dovrebbe fare? Da dove dovrebbe iniziare? Un giovane? Un giovane ventenne, trentenne. Ma innanzitutto gli direi di non dare retta a quello che dico io. Libri da tenere in casa? Beh, io gli consiglio, purtroppo sono tradotti male, però i Vangeli sono belli. Se no, qualche bel pensatore appassionante di quelli che fanno saltare tutti quanti i sistemi, tipo Borges, un giovane diciamo 19 anni, io gli regalerei subito un libro di Borges. Non, direi non spaventarsi, anche se non capisce niente, di non spaventarsi. Perché all'inizio non capisce niente, ma se insiste un po', poi si accorge che quello pensa diverso. E vedendo che pensa diverso, scopre che attualmente pensare diverso è la cosa più utile che ci sia. Anzi, pensare è pensare diverso sempre. Pensare positivo è un po' come il revisionismo, no? Che uno vuole, indaga una cosa con un'idea già pronta. Preconcetti. E allora, con questa idea preconcetta cerca di sistematizzare tutto. È brutto. Pensare è sempre pensare diverso. E ci sono pochi esempi, tanto vale prendere qualcuno che magari scrive bene, che è anche interessante, tipo Borges. Con Borges farebbe un bel balzo in avanti. Quindi dubbio, ricerca, libertà. Dubbio è tutto spiano. Dubbio, tutto spiano. Cioè la generazione, la mia e quella precedente è stato un disastro inenarrabile, proprio da dimenticare completamente. Spero che dimentichi se stessa il più in fretta possibile, perché gli altri l'hanno già dimenticato, però spero che dimentichi se stessa anche rapidamente, nell'aldilà, diciamo, se esiste, che non sappia di aver vissuto, perché è una data di quei guai. La mia generazione non ha combinato proprio un bel niente dal punto di vista delle grandi cifre. E sia la precedente sia la mia hanno una serie di certezze. Ergo, quelle certezze non servono a niente e vanno tolte di mezzo. L'unico modo di togliere di mezzo le certezze è pensare con la propria testa. Altro consiglio, poi se la veda lui. Se uno pensa con la propria testa, più pensa con la propria testa, è chiaro che più fa fortuna nella vita. Qualunque cosa gli dica un rappresentante delle due generazioni precedenti che non ha capito niente del periodo in cui sono vissuti. Io la ringrazio, Grazie veramente, e mille. grazie mille, è stato un piacere. Ma registrate tutto? Tutto. E poi cosa ne fa? Allora, sono riuscito a...